Ciao a tutti e benvenuti su questo canale dove parleremo di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa aiutare ognuno di voi nel vostro percorso di crescita personale. Vi ricordo che sono previsioni generali, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete quello che sì e quello che no, semplicemente lasciatelo all'universo. Oggi vedremo le previsioni per il segno dell'acquario per il mese di settembre 2021. Sono previsioni valide per chi ha l'acquario nel sole, nell'ascendente, nella luna o Venere. Se siete qui per curiosare per un acquario, vi ricordo che potrebbero essere letture a specchio. Bene. Mostrami energie generali acquario, settembre 2021. Il maestro e il sogno, al contrario. Allora, il maestro mi parla di quello che è la fiducia, di quello che è il buttarsi alla vita con fiducia, di che tutto quello che ci succede è perché è giusto per la crescita della nostra anima. Il fatto che ci sia questo sogno, questa carta al contrario, la carta del sogno mi parla sì di un sogno che noi abbiamo, ma è anche una carta, un po', diciamo, di tipo malinconico, che ci riporta un po' al passato. In questo momento è come se fossimo lì, se vivessimo in quell'energia, nell'energia del passato, insomma. Ma vediamo che cos'altro hanno da dirci i tarocchi, sempre per l'energia generale, per l'acquario, per il mese di settembre 2021. Colgo solo un attimo la carta che è caduta. Asso di bastoni, il matto, che è la stessa carta del maestro, tra l'altro. 5 di pentacoli alla rovescia, re di spade, 2 di pentacoli, regina di spade e 8 di pentacoli. Allora, quello che vedo io qui è che c'è un nuovo inizio, o si è già dato questo nuovo inizio, o si sta per dare, o si sta facendo un determinato tipo di azione con fiducia alla vita, come se ci si stesse un po' buttando in qualche cosa. Potrebbe essere tranquillamente una situazione di lavoro. Spiegami un po' il matto. Anche se vedo che con questo 5 di pentacoli c'è un po' la paura di una perdita, insomma. Cavaliere di bastoni. Probabilmente un inizio con una persona passionale. Ripeto, non deve essere necessariamente un rapporto di coppia romantico, può essere anche un rapporto di tipo lavorativo o di tipo amicale. Vediamo ancora una per il matto. Wow, quante ne sono uscite. E sì, in realtà è come se ci fosse questo desiderio di andare lontano, di andare a costruirsi il proprio potere personale. Ok? Spiegami perché il 5 di pentacoli è rovescio. La giustizia. C'è qualche cosa forse che non è chiaro, qualche firma di documenti, qualche contratto che dovrebbe essere fatto ma non è fatto. Sì, bisogna fissare molto bene, secondo me, all'interno di questo contratto, bisogna fissare subito i paletti, capire sì, io arrivo fin lì, di lì in avanti è di qualcun altro, è tuo. Vediamo questo re di spade, perché il re di spade è una persona che comunque è logica, pensa molto, è una persona determinata, sa come parlare, ecco. Cioè, re di spade e regina di spade, potrebbe tranquillamente essere marito e moglie. Sì, questo re di spade mi parla di un tradimento.
Ecco perché voi sentite la paura di questo 5 di pentacoli. Quindi è come se la vostra paura fosse fondata. Ecco, e invece il 2 di pentacoli mi dice proprio che è come se venisse fatto un dono, ma in realtà questo dono è un dono di tipo illusorio. Nel senso che sono tante chiacchiere, ma poi in realtà alla fine una reale concretezza non c'è. Questa regina di spade viene chiarita dal 7 di bastoni, io vedo che è un'energia molto conflittiva. Anche questa energia di questa persona è abbastanza determinata con quello che vuole, direi anche un po' manipolativa. Ancora uno. 10 di denari. Elefante di bastoni. È come se vi facesse credere che, scusate, ma mi viene da dire per qualcuno, che tutta la società diventerà vostra, che tutto quello che si è costruito potrebbe un giorno diventare vostro, anche se avete da lavorare molto. Vediamo un attimo l'otto di bastoni, l'otto di pentacoli. C'è un sette di pentacoli, recupero le carte che sono cadute. La forza, la luna e il re di bastoni. Mi sembra che ci siano qui delle false promesse. Ecco perché probabilmente c'è anche il sogno al contrario. Perché voi avete questo obiettivo, siete talmente immersi lì che probabilmente sentite che c'è qualche cosa che non va, ma non riuscite a decifrare che cosa. Voi con la giustizia, la stella e il 3 di spade vicino, io vi consiglio di fare molta attenzione a fissare i paletti. Cercate subito di capire dove può essere la fregatura. Valutate come se steste giocando a scacchi, ok? Quindi cercate di calcolare anche quelle che sono, diciamo, le mosse dell'avversario. Cercate di magari consigliarvi con qualcuno, di parlare con qualcuno di quello che vi hanno proposto e di vedere se questo qualcuno può avere un occhio, diciamo, diverso, un po' più obiettivo di quello che magari voi riuscite a vedere, perché voi siete dentro il sogno, come appunto stavamo parlando prima. Bene, vediamo adesso invece l'amore per quello che riguarda l'acquario per settembre 2021. Bene, mostrami amore, acquario, settembre 2021. Wow, la torre al contrario, di nuovo il Papa. 4 di pentacoli. Con la torre al contrario sento che è come se si fosse... Se si stesse cercando di tenere insieme qualcosa, ok? C'è anche il 4 di pentacoli, quindi è proprio un'energia che sento trattenuta. Probabilmente per i dettami, diciamo, della società, o perché c'è un matrimonio di mezzo, o perché magari ci sono dei figli di mezzo. 9 di pentacoli. O per qualcuno invece potrebbe essere il fatto che non ci si vuole sposare, si vuole mantenere il proprio stato di indipendenza. Per qualcun altro invece potrebbe indicare il fatto che si sta togliendo tutto quello che non serve più e lavorando solo sulla propria crescita spirituale. Il matto. O che si sta lavorando su quello che è la propria idea di famiglia, di appagamento, di unione. Perché chiaro, se non vi volete sposare, la vostra idea di famiglia può anche essere solo come conviventi.
Oppure, al giorno d'oggi, ci sono anche le famiglie di tipo allargato. Una volta erano con i nonni, con i genitori di lui e di lei, con i nonni in casa, mentre adesso diciamo che si è evoluta un pochino la situazione, le famiglie allargate sono magari un papà con figli che si unisce con una mamma con figli. Quello è anche un modo di vedere la famiglia in senso allargato. Spiegami la torre, per favore, grazie. 7 di bastoni. Ancora una per la torre. E la ruota della fortuna. Spiegami il Papa. Io vedo che è come se in realtà voi state bene così come state. Quindi potrebbe fortemente essere il fatto la lettura ciò cioè che per qualcuno non si voglia sposare, non voglia fare un passo avanti. C'è qualcuno che trattiene proprio quello che è il suo avere come stabilità, proprio come indipendenza. Mi viene anche da dire che trattenga le parole, che non ci sia una reale e sana comunicazione. Si sta lì in realtà prendendosi un tempo, cercando di divertirsi, di dedicarsi a se stessa. Vedo che c'è un 3 di pentacoli al rovescio, come se questo progetto non si volesse dare. Spiegami l'8 di bastoni. L'8 di bastoni è spiegato dal 2 di pentacoli e dall'8 di spade. È come se ci fossero due tipi di pensieri. Sono comunque pensieri vostri, direi anche quasi autosabotanti, però ce n'è di un tipo e di un altro tipo, e voi comunque non riuscite né a trovare un equilibrio né ad esprimere quelli che sono i vostri pensieri. Pensieri e non emozioni. Per qualcuno potrebbero essere emozioni, ma vedo più pensieri. Comunque c'è anche quasi un attaccamento alla propria indipendenza. Il 9 di Pentacoli è spiegato con l'imperatrice e l'asso di spade. Quello che mi viene da dire è che è come se si dovesse capire se si vuole creare una famiglia, se si vuole. L'imperatrice mi parla di bambini. Guardate la figura dell'imperatrice, è chiaramente una donna che è incinta. La carta dell'imperatrice in sé mi parla di creatività, però anche del fatto di essere una donna e di creare, voglio dire, di creare un figlio. Bisogna fare chiarezza mentale su che cosa si vuole, se si vuole diventare madri oppure no. E in tutto questo, con l'appeso e il 3 di coppe che spiegano il 10 di coppe, mi viene da dire che c'è proprio uno stand-by. Ok, io sto qui un attimo. Cerco di godermi la vita così com'è e intanto vediamo se le cose diventano più chiare. Ma arriverò al punto dove una scelta si dovrà fare, o sì o sì. E questo due di spade sotto il matto è come se mi dicesse: ok, buttati, non star neanche più lì troppo a pensare, buttati con quello che è la pancia. So che un figlio non è un cambio così, è un cambio di vita, perché è per la vita. Però ecco, bisogna cercare un attimino di capire quali sono realmente la nostra idea di famiglia e la nostra idea di indipendenza. Perché non necessariamente uno deve escludere l'altro. Guardiamo che cosa hanno da dirci gli angeli del cuore. Acquario.
Vediamo che cosa hanno da dire per te gli angeli del cuore. Tre carte per Acquario, per favore, grazie. Ancora due. Intanto è: vale la pena di aspettare. Il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Qui vediamo che ci sono degli angeli, ok? Per quello che parla di sincronismo divino. C'è qualche cosa che sta lavorando per te. Flirt. Trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. E ancora uno. Per piacere. Ultima carta per l'acquario. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Ecco, probabilmente perché c'è anche questo papa di mezzo. Questo trattenere la propria indipendenza. Bene, amici dell'Acquario, questo è quello che ho per voi per il mese di settembre 2021. Spero che in qualche modo le carte vi abbiano aiutato a portare un po' di luce. Se sì, metti un like, iscriviti al canale e condividi. Noi ci vediamo presto. Ciao ciao.